Ciao! Siamo ad ottobre e voglio parlarvi di quello che stiamo facendo. Partendo dal bilancio, che è lo strumento che contiene le risorse per i servizi della nostra città. Ci stiamo dotando di strumenti per massimizzare il controllo di gestione. Vuol dire che vogliamo essere certi che ogni euro che mettiamo a bilancio possa essere speso in modo efficace per massimizzare i servizi alla città. Cultura. Abbiamo lavorato su due bandi, Wear e Call, che porteranno artisti giovani a lavorare sotto gli occhi della nostra città e lasceranno poi le loro opere in dotazione al museo. E l'altro vuole stimolare gli operatori a proporre dei progetti di iniziative culturali che avranno nei teatri il loro luogo principale di esecuzione. Con questo vogliamo dare alla città degli ulteriori stimoli, perché sappiamo che c'è una ricchezza di associazioni che operano in ambito culturale e la vogliamo alimentare con ulteriori stimoli affinché divenga sempre più matura e capace di rispondere alla domanda di cultura che abbiamo in città. Voglio poi fare gli auguri a Emilio Russo, assessore alla cultura, perché è diventato presidente del sistema bibliotecario vimercatese. Espressione del nostro impegno perché il sistema bibliotecario possa offrire sempre il massimo, non solo ai cittadini di Vimercate, ma di tutti i comuni che aderiscono al sistema. Sul fronte del commercio stiamo collaborando con gli ambulanti per dare un supporto per l'adesione alle direttive Bolkestein, direttive che potrebbero metterli in seria difficoltà nella loro attività. Vogliamo dare tutto il supporto possibile perché questa transizione sia il più indolore possibile. Stiamo poi lavorando per l'individuazione di nuove aree sensibili, nuovi luoghi sensibili, per estendere al massimo i divieti di installazione delle slot machine, che purtroppo condizionano molto l'utenza con gravi ricadute. Sport. Siamo nel pieno della stagione sportiva e stiamo registrando un'importante domanda e offerta di attività sportive sulla nostra città. Città che non dispone di impianti all'altezza che meriterebbe. Abbiamo dei problemi e non si tratta solo di ordinaria manutenzione. Stiamo avviando le attività progettuali per capire e disegnare bene gli interventi dei prossimi anni. Stiamo anche cercando gli spazi e gli interventi prioritari per rendere le strutture esistenti maggiormente fruibili. In questo stiamo cercando anche di razionalizzare la distribuzione degli impianti, degli accessi agli impianti, per rispondere a tutte le esigenze. Stiamo cercando di fare il massimo sullo sport perché pensiamo che Vimercate meriti molto. Lavori pubblici ed ecologia. Ci stiamo impegnando col supporto di Brianza Acque per gli interventi di regimazione delle acque meteoriche che interessano in modo problematico il quartiere di Ruginello e il quartiere sud, Santa Maria Molgora, dove abbiamo in programma interventi di regimazione del Molgora. Abbiamo lavorato sugli attraversamenti pedonali e la viabilità intorno alle scuole. Avrete visto sicuramente le strisce tridimensionali, come sono state riportate sulla stampa. Intervento che serve per aumentare l'attenzione degli automobilisti a questa utenza particolarmente da proteggere. Faremo un intervento nei prossimi giorni in via Mascagni, sulle scuole Don Milani, per aumentare la sicurezza, introducendo un senso unico di circolazione. Abbiamo poi sviluppato dei regolamenti per le ecofeste e gli ecopoint, importanti punti di sensibilità ecologica in occasione delle feste in città. Sono partiti i lavori di riqualificazione del parco di Ruginello, che aspettava da anni. Nei prossimi anni vorremmo riqualificare tutti i parchi della città, a partire da quelli che in questo momento hanno più bisogno di manutenzione. Servizi alla persona. Ci occupiamo di scuola con il piano per il diritto allo studio. Oltre a confermare le iniziative che negli anni passati hanno avuto successo, e anche i dirigenti scolastici ce lo confermano, abbiamo posto l'accento su tre novità. Il supporto alla formazione degli insegnanti per i bisogni educativi speciali, che colpiscono sempre più ragazzi nelle nostre classi, la creazione di tavoli interattivi scuola-comune sull'ecologia e la cultura, e l'esperimento delle letture in biblioteca, già condotto negli anni passati e che quest'anno vedrà la novità di attori e autori specifici che daranno una mano in questa attività. In questi primi 100 giorni in tanti mi hanno augurato buon lavoro. Ho cercato di raccontarvi le cose principali su cui siamo impegnati. Tra 100 giorni spero proprio di tornare con importanti novità.